annuncia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Celebriamo oggi la festa di Sant'Andrea Apostolo. Andrea, già discepolo di Giovanni Battista, seguì Gesù quando il precursore lo additò come agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Fratello di Pietro, gli comunicò la scoperta del Messia. Entrambi furono chiamati dal Maestro sulle rive del lago per diventare pescatori di uomini. Nel prodigio della moltiplicazione dei pani segnala Gesù il fanciullo dei 5 pani e dei 2 pesci. Egli stesso insieme a Filippo riferisce che alcuni greci vogliono vedere Gesù. Crocifisso a Patrasso, secondo la tradizione, è particolarmente venerato nella Chiesa greca. La sua memoria il 30 novembre è ricordato da tutti i calendari sia orientali che occidentali. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Dio onnipotente, esaudisci la nostra preghiera nella festa dell'Apostolo Sant'Andrea, egli che fu annunziatore del Vangelo e pastore della tua Chiesa, sia sempre nostro intercessore nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratello, se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quando sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque, la fede viene dall'ascolto, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico, forse non hanno udito, tutt'altro, per tutta la terra è corsa la loro voce e fino agli estremi confini del mondo le loro parole. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. Per tutta la terra si diffonde l'annunzio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore.
quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e loro padre e lo seguirono. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato nel brano evangelico «Venite dietro a me». L'ultimo giorno dell'anno liturgico, che da domani inizia il nuovo, con la prima domenica di Avvento, già da stasera con i primi vespri, coincide quest'anno proprio con la festa di Sant'Andrea Apostolo. Nella sua vocazione, la vocazione di Andrea, vogliamo cogliere quasi il riassunto di tutto l'itinerario spirituale e liturgico che abbiamo vissuto in questi mesi. E in fondo l'unica cosa necessaria da fare, qual è? È andare dietro a Cristo, farci suoi seguaci, lasciare tutto e seguirlo. Abbiamo sentito l'episodio, stavano pescando. Il mare è visto nella Bibbia come anche simbolo del male. Quindi quando loro stanno pescando i pesci e Gesù li chiama e dice: «Venite a me che vi farò pescatori di uomini», cioè da quel mare che è simbolo del male, ecco, trarrò i pesci. Allora, voi mi servite per essere pescatori di uomini, per trarre gli uomini dal male e portarli a me. Ecco allora che Andrea e gli altri seguiranno Gesù. Mi piace ricordare anche il brano del Vangelo di ieri, nella festa dei Santi dell'Ordine, quando ad un certo punto Gesù, guardando quel giovane ricco, lo fissa negli occhi e lo amò. È bellissimo questo. Gesù lo fissa e lo amò. L'amore di Gesù ci conquista. Quel giovane se ne andrò rattristato perché aveva molti beni, perché Gesù poi dice di lasciare tutto per poterlo seguire. Così hanno fatto gli apostoli, così ha fatto Andrea. Ha lasciato tutto per poter seguire Gesù, andare dietro a Gesù. E andare dietro a Gesù, fratelli e sorelle, ci chiede un qualcosa che è quello che Gesù dice: chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuol venire dietro a me deve lasciare questo e quest'altro ancora. Chi mi vuol seguire deve fare così e così. Ecco, il cristiano vero è colui che si lascia fissare da Gesù, che si lascia amare e che dopo lo segue. Noi tutti siamo chiamati a seguire Gesù.
ognuno nel proprio stato, il religioso da religioso, il sacerdote da sacerdote, mamma e papà da genitori, chi è sposato appunto da sposi, ognuno nel suo proprio stato, ma siamo chiamati tutti a seguire Gesù. Venite dietro a me, dice Gesù. E noi dobbiamo ascoltare questa voce, che è una voce dolce e soave, ma è un comando. Vedete, oggi essere cristiani sta diventando molto difficile. Perché? Perché non siamo più capaci di seguire il Maestro. L'esempio grande ce lo dà in questa cripta San Pio da Pietrelcina, dove sono custoditi i suoi resti mortali. Che cosa ha fatto Padre Pio? Ha seguito Gesù, come Andrea, come Pietro, come Giacomo, come Giovanni, come tutti gli apostoli. Ha rinnegato se stesso, ha preso la sua croce e lo ha seguito. E come dice l'apostolo Paolo, ha testimoniato con la sua vita. Il mondo oggi ha bisogno di testimoni. Già Papa Paolo VI, santo, aveva detto questo: il mondo ha bisogno di testimoni, di persone che sanno dare testimonianza con la propria vita. È la predica del buon esempio di Francesco d'Assisi, che dice: non si predica a parole, ma si predica con una vita santa, con una vita tutta innamorata di Gesù. Ecco, noi dobbiamo innamorarci di Lui, perché Gesù è innamorato di noi, perché Gesù ci vuol bene, Gesù ci ama continuamente, nonostante il nostro peccato, nonostante le nostre infedeltà, nonostante le nostre debolezze, Lui ci guarda, Lui ci fissa, Lui ci ama. Allora, fratelli miei, quando noi diciamo martire, diciamo testimone. Testimone di che cosa? Testimone della fede. Ieri è iniziata anche la novena, in preparazione alla solennità dell'Immacolata Concezione. La Vergine Maria è stata una testimone del Vangelo, una testimone dell'amore di Gesù. Lei che lo ha concepito nel suo grembo virginale, che lo ha partorito, che ce lo ha dato, e lo vedremo nel Natale. E allora noi ci rivolgiamo a lei, alla Madre, chiedendo a lei questa grazia. O Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, aiutaci ad essere testimoni autentici del Figlio tuo. Amen. Fiduciosi nella intercessione di Sant'Andrea e di tutti gli apostoli che hanno annunciato il Vangelo con la parola e con le opere, facciamoci coro orante dinanzi al trono di Dio. Ricordati del tuo popolo, Signore. Ricordati del tuo popolo, Signore. Sulla riva del lago di Tiberiade, Andrea accorse con prontezza l'invito del Maestro, perché i giovani sappiano riconoscere e seguire
la chiamata al sacerdozio e alla vita religiosa come la più grande testimonianza d'amore data a Cristo. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Perché, come ci ha chiesto San Paolo, sappiamo credere col cuore e professare con le labbra la risurrezione di Cristo. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Perché sappiamo invocare il nome del Signore anche a favore di quanti non l'hanno ancora conosciuto o l'hanno dimenticato. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Perché la nostra fede e il nostro apostolato cooperino a rendere sempre più la Chiesa colonna e fondamento della verità e salvezza di tutti gli uomini. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Il Signore, che ha costituito Cristo, Re dell'universo, innalzandolo accanto a Lui nella gloria, accolga tutti i nostri fratelli defunti nel suo regno. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. O Gesù Salvatore, unico e universale, non permettere che rimaniamo prigionieri di meschini interessi e di angusti orizzonti. Per l'intercessione di Sant'Andrea, guidaci sulle vie del mondo con la disponibilità e lo zelo dei tuoi primi discepoli, conquistati anche noi dalla tua parola e fatti preda del tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, con i doni che ti presentiamo nella festa di Sant'Andrea Apostolo, l'umile offerta di noi stessi, e donaci in cambio la tua vita divina, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria. Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, Tu non abbandoni il Tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Tuoi Santi Apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che Tu stesso hai eletto vicari del Tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della Tua benevolenza, insieme agli angeli e ai santi, con voci unanime, cantiamo l'inno della Tua lode.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Michele, con gli Apostoli, tra quali Sant'Andrea, con San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria,
per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai la regno, la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un gesto di pace. La pace sia con te, Spirito. La pace sia con te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
Preghiamo. La partecipazione al tuo sacramento, Signore, ci fortifichi e ci dia gioia di portare in noi, sull'esempio di Sant'Andrea Apostolo, i patimenti del Cristo per partecipare alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E rendiamo grazie.